Buongiorno amici di Kikriki, buongiorno a tutti, Nunzio. Come dobbiamo fare con questo tempo? Un giorno fa freddo, un giorno fa caldo, addirittura al nord burrasca, vento a 120 orari. Noi per fortuna qui a Matera, ma anche al Tamur com'era il tempo oggi? Vabbè, quindi noi siamo soltanto a 15 km, quindi tutto sommato. Ah, vedi, Nunzio, guarda. Ci troviamo stamattina, però è giusto che ho notato adesso gli occhi si sono alzati al Palazzo della Camera di Commercio e devo dire che il presidente Tortorelli, che saluta la Camera di Commercio, è una persona molto attiva e precisa, anche se diciamo ha aspettato noi, quindi se non fossimo andati noi non l'avrebbe fatto, però è stato preciso. Vi ricordate, questo è giusto un fuori onda, vi ricordate quando è stato, una ventina di giorni fa, che avevamo fatto diciamo un sopralluogo sugli edifici pubblici statali, che per obbligo ci deve essere la bandiera italiana all'esterno e la bandiera dell'Europa, e quindi però la bandiera italiana bisogna porla a destra del palazzo. Quindi addirittura qui la Camera di Commercio, non so se vi ricordate, erano strappa inesistenti, e poi la bandiera italiana non era a sinistra ma a destra. Il giorno stesso ha provveduto a sostituirla, infatti scusi Nunzi, vedi? La bandiera italiana sta come deve stare, a destra, guardando la porta diciamo di spalle dell'ingresso, e a sinistra la bandiera europea. Quindi preciso, quindi tutto sommato noi siamo abbastanza operativi ed efficaci, e quando diciamo qualcosa la diciamo in maniera puntuale, oggettiva e palese, altrimenti non avrebbero cambiato se avessimo detto chiacchiere. Vabbè, comunque stamattina ci troviamo nuovamente qui in via Don Minzoni, questa posso dire che è la strada più nevralgica, più incasinata di Matera, perché qui c'è la stazione centrale. Qui c'è anche una specie di terminal bus dove appunto sostano tutti i bus, sia urbani che extraurbani, turisti che esce. Vabbè, adesso siamo in periodo diciamo un po' morto, però qua giuro nei periodi da primavera fino a ottobre c'è un caos totale, e infatti Nunzio, vedi che stanno in fretta e furia facendo questi lavori pubblici, cioè praticamente hanno allargato la zona pedonale, mentre prima c'erano quegli antiestetici blocchi in cemento, forse tenevano una cosa da soldi. Allora, invece di andare a ristrutturare i rioni, i borghi della città di Matera che versano in maniera critica, cioè hanno fatto questa spesa superflua volendo togliere questi blocchi in cemento che praticamente delimitavano l'area pedonale, e quindi probabilmente dovrebbero fare adesso un allungamento, un prolungamento del marciapiede già esistente, e forse mettere anche delle siepi, delle cose, cioè soldi nostri. E nel frattempo poi faremo altre puntate, vi farò vedere come i rioni di Matera versano in condizioni proprio da terzo mondo, con tutto il rispetto che io ho per il terzo mondo. Però la puntata oggi è una puntata un po' particolare, strana, perché vi ricordate che qui per una questione di fluidità di traffico, perché qui c'è un crocevia, vedi? C'è, se vai a destra prosegui per via Lucana verso la zona sud, se vai invece svolti a sinistra vai verso la zona nord di Matera, quindi via Nunziatella, e se vai al centro vai in piazza Vittorio Veneto. Quindi questo è il fulcro del centro di Matera, quindi qua c'è un traffico, uno smog, un PM10, una nitrite carbone, anzi capisci, c'è stato qui altri che mascherini del coronavirus, la mascherina bisogna portarla sempre. E alcuni cittadini cosa mi hanno detto? Mi hanno detto che c'è questo segnale, come avevo detto prima, per snellire un po' il traffico, la congestione stradale, quindi c'è questo segnale posto da alcuni mesi, che noi poi facciamo una puntata, che grazie a noi poi hanno specificato quali mezzi possono svoltare a sinistra, però mi hanno detto che molti se ne
di questo segnale e molte automobili private, camioncini, cioè che non rientrano diciamo nelle forze di polizia, mezzi di soccorso, taxi eccetera, comunque svoltano a sinistra. Allora, siccome questa cosa a me diciamo mi fa ridere, perché giustamente noi materani e non solo, vabbè, ad Altamura avete un codice della strada a parte. I materiali non rispettano questo divieto di svolta a sinistra. Allora, a questo punto mi è venuta un'idea: anche se Carnevale è finito, non ci sono molti vigili urbani a Matera, perché c'è appunto crisi di personale, così come anche ad Altamura, e mi è venuta un'idea strana, adesso ve la farò vedere. Volevo cadere, ma fai ripetere il bello da dire, però anche se la metti, però allora la faccio, stavo cadendo, eh? Che te ne sembra, Nunzio? Che la pancia si vede assai, la devo mettere dentro? Allora vediamo. No, però secondo me, mo ti spiego subito, anche se uno adesso infrange il codice della strada. Buongiorno. No, è finito Carnevale l'altro giorno. No, anche se uno adesso aveva l'intenzione di infrangere il codice della strada, secondo me, mo vedevo studiarsi, è combinazione. Vuoi vedere che nessuno adesso svolterà in senso vietà? Quando ti vuoi giocare? Ti vuoi giocare qualcosa? Facciamo questa. Io mi metto in posizione, sì, e tu inquadri me e inquadri la macchina. Che magari a Campolungo per la privacy, ti immagini pure la privacy, non vendiamo la TAR. Ok. Vuoi dire? Siamo in orario, sono le 14 inoltrate, giustamente. Le macchine a quest'ora non c'è tanto traffico, non ne stanno, non ce ne sono. Poi mi vedono vestito da vigile. Beh. Non ho fatto in tempo, mi sono distratto, chiedo scusa. Ah, visto che ha girato quello, No, comunque sono, non so se hai visto, prima sono passati i carabinieri. Non vorrei che rigirano e mi fermano, ma noi stiamo facendo. T'arrestano. Stiamo facendo, diciamo, una cosa televisiva, no? Una cosa teatrale, quindi non è che. Direi di chiudere qua la puntata. Se no, prima che ci arrestano. Se no, già sono passati prima e passata anche dei carabinieri. Però giustamente noi stiamo facendo, diciamo, un servizio pubblico televisivo, quindi diciamo è a fin di bene, non è che ci stiamo sostituendo a loro. L'audio è abbastanza buono. È l'audio della telecamera. Stiamo sostituendo a loro. Vabbè, allora tra qualche secondo ci vediamo per le conclusioni. Mi prenderò le botte, comunque i carabinieri sono passati di nuovo, forse è meglio che chiudiamo. Sì, che ce n'è. Vabbè, comunque noi ce ne andiamo, perché ho visto che si è fermata la macchina dei carabinieri a 100 metri. Vabbè, ci vediamo domani per una nuova puntata e sono convinto che anche ad Altamura ci sono delle situazioni simili che gli automobilisti non rispettano. Per oggi è tutto, amici, che lì stanno.